L'Assemblea legislativa dell'Umbria ha approvato con 15 sì di PD, PSI e IDV, un astenuto Goracci, Comunista Umbro, e 9 no di UDC, Forza Italia, NCD e Fratelli d'Italia la proposta di risoluzione della maggioranza che fa propria la relazione della Presidente della Giunta regionale, Catiuscia Marini, sullo stato di attuazione del programma di governo e sull'amministrazione regionale per l'anno 2013. Nel suo intervento in aula, la presidente Marini ha sottolineato come l'Umbria, pur in una fase di crisi globale e di tagli dei trasferimenti, sia un ente sano che ha saputo gestire le criticità senza ricorrere a costi aggiuntivi per cittadini e imprese, grazie ad un'azione molto robusta di razionalizzazione dei costi di funzionamento e riduzione della spesa. La Marini ha poi ricordato i tagli ai costi della politica, il sostegno allo sviluppo e alla competitività delle imprese, gli interventi di sostenibilità ambientale, il forte impulso alle infrastrutture e come, nonostante un dimezzamento del Fondo Sociale Regionale, la Regione sia stata in grado di recuperare risorse finanziarie per mantenere centrali le politiche della coesione sociale, sia nella parte sanitaria ma soprattutto nella parte sociale. Inoltre ha sottolineato che per la sanità nel 2013 confermiamo l'equilibrio di gestione, l'adempimento dei LEA e le politiche degli investimenti senza usare nessuna leva fiscale regionale. Infine Marini ha ricordato che la giunta regionale ha portato avanti una visione e una programmazione riformista dell'agenda di governo con azioni di riforma che hanno riguardato questioni fondamentali. In aula sono emerse varie posizioni delle diverse forze politiche. Ma noi abbiamo espresso le nostre perplessità su questo documento che tende a descrivere una situazione come al solito di rose e fiori, grandi riforme, grandi innovazioni, grandi riduzioni di sprechi, di spese, eccetera. A noi sembra invece che la situazione sia di tutt'altro tipo. I cittadini ancora oggi, avvicinandosi alla pubblica amministrazione, non notano quella differenza di passo nel rispondere alle loro esigenze, nel creare le condizioni per spingerli a innovare, a investire nella nostra regione. Ecco, quindi da questo punto di vista ci sembra una relazione propagandistica per la quale abbiamo assolutamente votato contro. Il programma di governo ha saputo dare, della nostra regione, ha saputo dare risposte importanti. Tanto c'è ancora da fare sul versante delle riforme, in primis dopo l'abolizione delle province, quindi sulla riorganizzazione istituzionale degli enti della nostra regione, per dare risposte a una crisi produttiva e industriale importanti, dove necessariamente ci sarà bisogno anche della collaborazione fra governo, Parlamento e Unione Europea. È importante però sottolineare gli strumenti messi a disposizione della nostra regione, soprattutto sul versante del sostegno alle famiglie, sul versante della coesione sociale e soprattutto sulla riduzione, o meglio il mantenimento della pressione fiscale, unico caso in Italia. Dalla relazione della Presidente emergono le difficoltà di una regione inscritta nelle difficoltà di una nazione come l'Italia e più vastamente l'Europa, e con una serie di indici veramente preoccupanti sotto molti aspetti. È evidente che noi comunque abbiamo un problema specifico emerso nel dibattito di questa mattina relativa alla volontà politica. Esiste una maggioranza di tipo elettorale, ma non una maggioranza di tipo programmatico. Questa è stata la difficoltà forte di questa legislatura. Giudizio positivo del gruppo socialista sulla relazione della Presidente Marini. È stata una legislatura caratterizzata da riforme, a differenza del passato, riforme importanti. Certo, le riforme non basta farle, i numeri sono state fatte, bisogna anche attuarle. I cittadini ancora non hanno ricevuto la percezione di questo. Non si sono aumentate le tasse, non si sono diminuiti i fondi per il welfare. La crisi c'è forte e morde anche qui. C'è ancora molto da fare. Io sono convinto che la Presidente e la Giunta in questi mesi riusciranno a far apprezzare agli umbri le cose, le riforme, le scelte che sono state fatte. Un mandato caratterizzato dalla normalità, niente di importante, niente di rivoluzionario, niente di
niente capace di invertire la tendenza dell'Umbria verso il declino. L'Umbria ha bisogno di cambiare, questo cambiamento non può darlo certamente questa maggioranza, in grado solo di esprimere presidenti alla Marini o alla Lorenzetti. Nessuno si è accorto della differenza. L'unica vera differenza è il cambiamento che garantisce il funzionamento della democrazia. Solo il centrodestra può dare questo cambiamento. Esprimo una buona dose di insoddisfazione per la relazione della Presidente, perché abbiamo mancato troppi punti, in particolare quelli del lavoro e dell'occupazione, della difesa di un'Umbria ambientalmente sostenibile, eppure nella sanità, che dovrebbe essere il fiore all'occhiello di questa regione, ci sono troppe cose che non vanno, non solo le baronie, ma soprattutto le liste d'attesa che penalizzano i cittadini, quelli che non possono permettersi l'intervento privato. Da ultimo dico che anche nei confronti dei territori più marginalizzati, e penso a Gubbio, ci sono state troppe scelte che sono state nocive per quelle realtà. Una relazione sullo stato d'attuazione del programma, che in realtà è una sorta di bilancio sui 5 anni di governo Marini, tra luce ed ombre, riforme annunciate e concretamente non molto realizzate rispetto agli obiettivi prefissati, è mancata la ripresa, una congiuntura economica difficile, numeri che vengono taciuti, è allarmante il tasso di occupazione che cala, oltre 50.000 persone senza lavoro, ma sfiorano le 200.000 tra quelle che il lavoro non ce l'hanno e quelle che non ce l'hanno sufficiente per mantenere la propria famiglia. Questi sono dati preoccupanti. Il rendiconto relativo all'attività del 2013 si colloca ovviamente nel lavoro della giunta regionale di questi anni. Questi sono gli anni più difficili e duri per l'Umbria, quelli della crisi economica, quelli della mancanza di lavoro, ma anche quelli di una forte riduzione della spesa pubblica. La regione ha lavorato con un processo molto significativo di riforme volte a ridurre i costi di funzionamento dell'ente regione, producendo risparmi tra personale, sedi, uffici per oltre 6 milioni di euro annui. Queste risorse le abbiamo destinate a mantenere le politiche sociali. Abbiamo cercato di gestire al meglio i fondi della programmazione europea, che sono quelli destinati alle imprese, alla formazione professionale, ai lavoratori, ai giovani, in modo da favorire anche quella formazione necessaria a creare nuovo lavoro. Oggi ci troviamo a fare un rendiconto che necessita di una regione sana come quella Umbra, ma anche di una regione che può tornare ad investire per favorire la crescita e l'occupazione.